sei giorni al voto del 16 giugno, questa mattina la presentazione della coalizione a sostegno del sindaco uscente Mario Bruno. Ieri per il centrodestra incontri di Forza Italia Riformatori, Forza Paris. Ieri sovralluogo dell'assessore alla sanità Marioni e due presidi sanitari del Sassarese, visita al civile al Marino di Alghero, poi al presidio dell'elisoccorso del 118 all'interno dello scalo militare di Fertilia, quindi a Sassari Ozieri. Del TG le interviste con l'assessore e il presidente del consiglio regionale Michele Pais. L'Alghero Rugby ha un nuovo direttore tecnico per il settore giovanile, si tratta di Roberto Palomba, già allenatore dell'Under 14 nella stagione appena conclusa. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV, lo avete sentito dai titoli del nostro telegiornale, meno 26 alle comunali del prossimo 16 giugno, campagna elettorale da qualche giorno entrata nel vivo, ci riprova il sindaco uscente Mario Bruno che questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sede di Via La Marmora 84 ha presentato la coalizione assieme ai referenti dei vari partiti che lo sostengono, la Civica per Alghero, il Partito Democratico e Sinistra in Comune. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato iniziando subito dal sindaco Mario Bruno. Sindaco Bruno, dopo 5 anni di amministrazione, spesso non facili, ci riprova. Sì, un atto d'amore alla città. E con tante persone, tante belle persone, tanti bei candidati, proponiamo davvero una proposta politica all'insegna della continuità ma anche del cambiamento. Stavolta c'è anche il Partito Democratico. C'è anche il Partito Democratico, c'è la Sinistra Unita, una proposta organica, le tante cose fatte, la città certamente più pulita, i livelli record differenziati, 30 milioni di investimenti per cantieri, opere pubbliche già iniziate, altre che inizieranno a brevissimo, e poi il lavoro, il centro per l'innovazione sociale a Tramariglio, lo sportello lavoro, lo sportello impresa, le 60 assunzioni fatte in comune a tempo indeterminato per concorso pubblico, altre 100 le faremo nel prossimo quinquennio, e soprattutto direi una politica attenta alle persone e al sociale. Perché gli algheresi dovrebbero votare ancora Mario Bruno? Ma perché agli algheresi e neanche a me piace lasciare le cose a metà. C'è tanto da concludere, c'è un lavoro importante che è stato realizzato e insieme con un atto d'amore alla città, tutti i primi cittadini possiamo farcela. Sentiamo ora nell'ordine Mario Salis, segretario cittadino del PD, Giusy Piccone per Sinistra in Comune e Pietro Sartore della Civica per Alghero. Partito Democratico stavolta sostiene Mario Bruno, il perché di questa scelta? Partito Democratico sostiene dei progetti per Alghero. Mario Bruno è portatore di una progettualità che ha dimostrato la sua efficacia nell'arco di questa campagna elettorale e noi siamo con quella progettualità e quindi anche con Mario Bruno. Siamo a disposizione del nostro territorio per dare un forte contributo, contributo di progetti e di idee. Sinistra in comune, esatto, sinistra insieme, perché siamo riusciti finalmente, dopo molto tempo, a prendere consapevolezza del fatto che la sinistra deve stare unita. Siamo riusciti a farlo e siamo oggettivamente riusciti a farlo perché ad Alghero la sinistra c'è. Abbiamo creato un bel gruppo, una lista molto importante, io non so se abbiate avuto occasione di vedere, ma abbiamo coinvolto tutte le professioni, abbiamo al nostro interno degli artisti, abbiamo degli artigiani, abbiamo degli imprenditori, abbiamo degli studenti, delle studentesse, abbiamo una pastora, abbiamo un'avvocata, naturalmente Maria Grazia della Serra, abbiamo Valdo, abbiamo fatto un lavoro molto importante, diciamo, di ricucitura, ma soprattutto di aggregazione a sinistra. Io credo che bisognerebbe rivotare per Mario Bruno perché la città rispetto a 5 anni fa è decisamente migliorata, perché sono state messe in campo diverse progettualità. Molte cose sono in itinere, altre sono state realizzate, la città è evidentemente più pulita, i conti sono evidentemente in ordine e oggi ci sono tante cose che sono in corso, tante opere pubbliche, come c'è la piscina comunale, i lavori di ristrutturazione del mercato, Piazza San Michele e quant'altro, che sono in itinere, altri che partiranno perché sono finalmente arrivate alla presentazione esecutiva, Cotonificio, quartiere della Pietraia, eccetera. Questo vuol dire che questa amministrazione ha lavorato e seminato e adesso bisogna dargli altri 5 anni perché prosegua e completi il lavoro, perché amministrare ha bisogno di tempi non brevi come un solo mandato.
questo è il motivo di base. Assemblea partecipata e vivace, quella che ha visto ieri dibattere i candidati delle forze, della forte lista di Forza Italia col candidato a sindaco della coalizione di centrodestra Mario Conosci e con l'ex sindaco Marco Tedde. Una riunione che da organizzativa si è trasformata in incontro politico nel quale sono stati affrontati i punti programmatici della coalizione, i temi delle politiche giovanili, del rilancio, della struttura amministrativa vessata dal sindaco Bruno, del ritorno alle stagioni degli eventi, alla promozione del turismo che hanno caratterizzato le giunte di centrodestra. Sono stati affrontati con competenza dai candidati, sottolineano dal Partito Azzurro, e contemporaneamente sono stati sviscerati quelli della riconsiderazione dell'uso delle strutture sportive, della riduzione dei tributi comunali per le imprese, del recupero delle strutture pubbliche abbandonate o impropriamente usate e della ristrutturazione del CRA. Tedde ha evidenziato la competenza e l'esperienza di Conosci, che per circa 10 anni ha svolto un ruolo di rilievo nelle amministrazioni di centrodestra che hanno dato ad Alghero un nuovo volto, una dimensione internazionale. Conosci ha dimostrato di avere una conoscenza profonda dei problemi creati alla città dall'amministrazione Bruno e ha messo sul tavolo tutta una serie di soluzioni e di nuovi progetti che Forza Italia ha accolto con favore. Hanno rimarcato gli azzurri, sottolineando anche il passo di lato fatto da Camerada per senso di responsabilità che consente alla coalizione di centrodestra di marciare unita con la forza di 8 liste contro le 3 del sindaco uscente Bruno. Riformatori Sardi e Forza Paris che hanno presentato ieri i propri candidati nella sede di Via Verdi alla presenza del candidato sindaco Mario Conosci. Sentiamo uno dei candidati, Andrea Montis, e il vicepresidente di Forza Paris, Antonio Cardin. Sì, esatto, una scelta di fare fronte comune, insomma, per rafforzare quelle che sono le forze autonomiste, grande caratterizzazione, insomma, sardista e locale. Ho deciso, insomma, di mettermi in corsa e partecipare a questa competizione dopo anni di militanza ed impegno disinteressato, credendo, insomma, che chi si mette a disposizione della comunità debba sempre avere come punto fermo quello di aiutare il prossimo e di, insomma, di farlo per tutti, a prescindere da quelli che sono i colori politici. Un binomio, quello di Riformatori Sardi, Forza Paris, che vale per tutti i comuni dell'isola dove si vota. Qual è il vostro apporto principale? Un po' l'è stato già detto, ma per esempio ad Alghero quali possono essere alcuni dei temi su cui poi andrete a sviluppare anche la campagna elettorale? Svilupperemo la campagna elettorale intanto partendo da quella che è la situazione attuale, quindi una situazione che non è semplice, che andrà ripresa in tutte le sue sfaccettature dopo questi 5 anni di amministrazione che non sono stati sicuramente rosei, e partendo da quelle che sono le esigenze della gente che abbiamo avuto modo, insomma, di vivere e di sentire sulle nostre spalle per tutti questi 5 anni. Diciamo che è una scelta che parte da lontano, parte subito dopo le elezioni regionali, la stiamo rendendo operativa col commissario sassarese che è Vincenzo Corrias, e qui ad Alghero abbiamo dato le stesse integrazioni. Crediamo che sia un esempio di unione per evitare numeri di liste enormi, e spero e penso che questo sarà il futuro programmatico di questo gruppo. Prima della campagna elettorale c'è stata discussione ovviamente tra i vari partiti, si è arrivata alla sintesi del candidato a sindaco Mario Conosci. Credo che sia un'operazione sofferta, lunga, che però ha portato a un risultato eclatante. Io sono convinto, e lo dico perché non sono scaramantico, che ad Alghero ci sia la possibilità realmente di cambiare la situazione, di vincere al primo turno e di restituire ad Alghero il ruolo che gli spetta e che ha perso da 7 lunghi anni di un'amministrazione di centrosinistra veramente dannosa per questa città. A fine consigliatura anche i normali e necessari lavori della facciata del mercato saranno elencati nelle cose eclatanti fatte dall'amministrazione in carica. Dopo anni di suggerimenti da parte nostra per quell'importante struttura iniziati con l'utilizzo del mercato civico per gli eventi di Primavera Riviera che avevano ricevuto il plauso di turisti e locali, solo oggi chi ci governa ha capito l'importanza che riveste quella struttura. Lo scrive in una nota il candidato di Noi con Alghero e consigliere uscente Emiliano Piras. A tal riguardo prosegue, necessaria adeguarsi alle altre città europee che vivono la realtà del mercato dove la vendita della materia prima è affiancata dalla presenza del prodotto trasformato e dall'evento. Snow show, cooking, musica, rappresentazioni, mostre e concerti sono le manifestazioni che i turisti ricercano al loro arrivo quando chiedono informazioni sull'area mercatale. La nostra città è stata costretta a rinunciare in tutti questi anni ad una programmazione seria sull'utilizzo di questa realtà, e a tal riguardo si chiede dove sia andata a finire la manifestazione di interesse alla quale hanno risposto più di 30
30 aziende del territorio. La prossima amministrazione, conclude Piras, dovrà necessariamente e immediatamente occuparsi di valorizzare l'unico luogo pubblico coperto nel centro storico che può diventare il simbolo della rinascita di una città come Alghero, che sempre più ha necessità di modernizzarsi per rispondere anche alle attuali esigenze del turismo, che è elemento principale della nostra economia. E proseguono gli appuntamenti dei vari partiti che stanno presentando le proprie liste. Domani alle 18.30 è il turno di Fratelli d'Italia. Oltre al candidato sindaco Mario Conoci sarà presente il coordinatore provinciale del partito Emanuele Beccu. Campagna elettorale per le europee del 26 maggio invece, che è agli sgoccioli. Questo giovedì 23 maggio alle 16.30 nella sede di via Vittorio Emanuele, angolo via 4 novembre, l'eurodeputato e candidato al Parlamento europeo per Forza Italia nella circoscrizione Sicilia-Sardegna Salvatore Cicu incontrerà gli amici di Forza Italia della grande famiglia dei moderati algheresi. È la seconda tappa algherese nel giro di pochi giorni di Salvatore Cicu, che dopo 5 anni in Europa al servizio della Sardegna si ricandida per proseguire il lavoro avviato e attuare le azioni politiche messe in campo, sottolineano dal Partito Azzurro. 5 anni di importanti obiettivi raggiunti, a partire dal riconoscimento della condizione di insularità e alle regole per la salvaguardia delle eccellenze regionali e della tutela dell'agroalimentare, per arrivare alle misure per tutelare le piccole e medie imprese e a quelle per ridurre i prezzi dell'energia del mercato europeo. La prossima sarà una legislatura importante per cambiare questa Europa, che è indispensabile ma ha necessità di essere svecchiata e avvicinata ai cittadini. Cicu si propone di rappresentare a Bruxelles i moderati sardi in questa azione riformatrice, sottolineano da Forza Italia. Ed ora è arrivato il momento di fare una prima pausa per la pubblicità. A tra poco. Una giornata di sovraluoghi ai presidi sanitari del Sassarese. L'assessore regionale della sanità Mario Nieddu ha visitato ieri l'ospedale civile e l'ospedale marino di Alghero, il presidio dell'elisoccorso del 118 all'interno dello scalo militare di Fertilia, gli ospedali dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari e l'ospedale Antonio Segni di Ozieri. Proseguiremo con le visite ai presidi sanitari della Sardegna, spiega l'assessore, per confrontarci con gli operatori sanitari e toccare con mano le criticità. Ogni elemento raccolto è utile, servirà a trovare le soluzioni migliori alle specifiche problematiche dei territori. Presenti, oltre all'assessore Nieddu, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, i consiglieri Domenico Gallus, Dario Giagoni, Piero Maieli e il deputato sardo Guido De Martini, membro della Commissione Sanità della Camera. Ma sentiamo proprio le parole dell'assessore Nieddu e del presidente del Consiglio regionale Michele Pais. L'ospedale civile aspetta in particolare riconoscimento di terapia semi-intensiva già pronto, sul quale sono stati spesi 2 milioni di euro, ma che non può partire. Adesso siamo qui proprio per questo, per vedere quali sono le problematiche, prenderne contezza e poi di conseguenza metteremo in campo tutte quelle che sono le iniziative per quanto riguarda l'assessorato e l'assessore e per fare poi eventualmente la valutazione insieme agli organismi di ATS. Che sanità ha trovato il suo arrivo in giunta? Non dico, ormai penso che sia una specie di leitmotiv delle cose che dico sempre quando vengo intervistato, ma penso che i cittadini sappiano meglio di me quali sono le condizioni dell'assistenza sanitaria in Sardegna. Luce e ombre, per carità, ci sono anche delle cose buone, non è mai tutto da buttare perché nessuno fa solo cose sbagliate o cose cattive, però diciamo che le problematiche sono tante. Assessore, in particolare ad Alghero ci sono dei problemi per i quali i vertici della sanità sono stati anche iscritti sul registro degli indagati in seguito a un decesso. Quali sono i provvedimenti che sta valutando di prendere la politica? La politica in questo caso non si tratta di interventi che deve prendere la politica, sono cose che attengono alla sfera della, diciamo, l'amministrazione banalissima da parte di ATS. L'assessorato non può certamente dare indicazioni sul tipo di barelle da avere in pronto soccorso o su come tenere i pazienti che sono in osservazione nel pronto soccorso, quindi insomma, a ognuno il suo compito, ecco, diciamo così. Senta, come è andato invece all'aeroporto militare? Si parlava di elisoccorso? Siamo andati proprio per vedere la base dell'elisoccorso, abbiamo trovato una bella struttura perfettamente idonea e abbiamo avuto anche, non so se la fortuna o la sfortuna, di assistere al decollo per un intervento in emergenza.
Alghero chiede un ospedale nuovo da diversi anni, sostenendo che ci siano le risorse e anche i numeri per legittimare questa richiesta. Adesso noi siamo appena arrivati, quindi prima di parlare di rete ospedaliera nella sua completezza abbiamo bisogno di prendere visione di quelle che sono non solo le esigenze dei territori, ma quelle che sono anche le risorse a disposizione. Con l'assessore alla sanità Mario Nieddu e con il presidente della commissione sanità dottor Gallus abbiamo fatto un sovralluogo dei plessi ospedalieri di Alghero e della base del soccorso presso il distaccamento militare dell'aeroporto di Alghero. Questo per evidenziare l'attenzione che questa amministrazione regionale ha nei confronti della sanità, ma soprattutto in questo caso della sanità del nord-ovest. Evidente che bisogna recuperare il tempo perduto, purtroppo le condizioni della sanità nel suo complesso a livello regionale non sono delle migliori e il nostro impegno certamente massimo per offrire ai cittadini sardi e ai cittadini del nord-ovest della Sardegna servizi sanitari all'altezza. Disagi anche in Sardegna per lo sciopero di 24 ore indetto dalle sigle FILT, CGL FIT CISL, Wild Trasporti e UGL Trasporto Aereo, che coinvolge i piloti assistenti di volo Alitalia, Blu Air e Blu Panorama. 25 voli cancellati in giornata da e per la Sardegna da Alitalia. Per quanto riguarda Alghero, cancellati ben 4 voli nella giornata di oggi, 2 da Fiumicino e 1 da Linate, ma anche un altro volo che avrebbe dovuto collegare l'aeroporto algherese a quello romano delle 12.50, ha cancellato anche un volo per domani, l'Alghero Linate previsto per le 7 del mattino. Si aprirà giovedì 23 maggio qui ad Alghero l'appuntamento annuale dedicato alla psichiatria forense, 3 giorni durante i quali i maggiori esponenti del settore si ritroveranno per fare il punto sulla psichiatria forense tra passato, presente e futuro. L'occasione dell'incontro la offrirà il 22esimo congresso nazionale della Società Italiana di Psichiatri Forensi. Ieri, oggi e domani in psichiatria forense, che prenderà il via, come detto, il 23 maggio alle ore 9 all'Hotel Catalunia di Alghero, organizzato in collaborazione con la clinica di psichiatria della U di Sassari, sino al 25 maggio rappresenterà un sicuro momento di condivisione tra le categorie di operatori del settore. Obiettivo del congresso sarà allora quello di affrontare le varie tematiche nell'ambito di un confronto multidisciplinare per migliorare la formazione in ambito psichiatrico forense e clinico. Il congresso sarà preceduto da un simposio dal titolo La responsabilità professionale in psichiatria, che nelle intenzioni degli organizzatori vuole proporre differenti prospettive inerenti alla responsabilità professionale nell'ambito di una visione multidisciplinare al fine di arricchire la formazione degli operatori stessi. Ed ora ci fermiamo, c'è l'ultima pausa per la pubblicità, poi spazio a rugby e vela. E come anticipato, spazio allo sport nell'ultima parte del nostro telegiornale, spazio al rugby perché l'Alghero ha un nuovo direttore tecnico del settore giovanile. Si tratta di Roberto Palomba, già allenatore dell'Under 14 nella stagione appena conclusa. La presentazione agli atleti è stata fatta sabato in un incontro tra di loro in Clubhouse. Sentiamo le interviste realizzate con lo stesso Palomba e con il vicepresidente Alessandro Pesapane. Roberto Palomba, sei stato presentato questo pomeriggio come nuovo direttore tecnico di tutto il settore giovanile dell'Alghero Rugby, sei contento? Guarda, sono più che contento, in occasione anche voglio ringraziare il presidente Franco Badessi e il vicepresidente Alessandro, nonché anche Luigi per questa opportunità che mi stanno dando, che per me è un trampolino di lancio verso questo mondo fantastico che è il rugby. Tu sei abituato a lavorare con i giovani e anche con un discreto successo. Che cosa hai pensato per questi ragazzi dell'Alghero? Beh, ho pensato al futuro, subito al futuro, perché abbiamo dei ragazzi molto molto interessanti che fra 4-5 anni daranno una mano forte alla prima squadra.
Inizierete già quest'estate, tu hai fatto un programma che comunque permette ai ragazzi di lavorare anche durante l'estate. Sì, certo, la programmazione sta fatta ad hoc proprio per tutti quanti, per tutti i settori, che inizierà il 1° giugno e terminerà a fine agosto, per poi iniziare la preparazione per il prossimo campionato. Avete presentato dopo il cambio di panchina nella prima squadra la seconda novità della prossima stagione, ovvero la direzione tecnica Roberto Palomba per quanto riguarda i nostri giovani. Perché? Perché abbiamo l'esempio proprio nella squadra che ha militato nel campionato di Serie A, dove ci troviamo giocatori come Daniele Pesappane, ci troviamo come giocatori come il nostro capitano che è Mario Serra, e i due fratelli Madeddu, ci troviamo i Bombaggi, ci troviamo Guglielmo Del Rio, tutti i giocatori che sono stati allenati da Roberto in vari anni. Con questa scelta, che è stata fatta forse un po' troppo in ritardo, però per varie motivazioni economiche e comunque anche per una questione di esperienze, perché Roberto ha fatto varie esperienze in tutta la Sardegna, quindi abbiamo deciso realmente di dargli questa grande opportunità. È veramente una responsabilità, perché inizieremo a raccogliere i frutti di questa scelta fra 4-5 anni, cioè dovremo eliminare proprio questo gap che c'è stato dai giocatori come mio fratello. Sono passati 8 anni e siamo arrivati a altri giocatori, e purtroppo passeranno altri 8 anni, cioè noi vorremmo che da 4 anni a questa parte ogni anno Roberto riuscirà a tirare fuori 4-5 giocatori per la prima squadra. Seconda regata del campionato Vento dell'Alghe 2019, organizzato dalla sezione di Alghero della Lega Navale Italiana con la collaborazione del Consorzio Porto di Alghero, che ha visto in acqua oltre 20 barche. Il presidente del comitato di regata Francesco Franceschini ha studiato un interessante percorso misto tecnico e costiero della lunghezza di circa 13 miglia nautiche, con partenza sotto i bastioni di Alghero. La partenza è stata regolare per quel che riguarda le classi ORC, il primo sul cancello di sopravvento della linea di partenza a presentarsi con il Gennacher è stato Corto Maltese, seguito a grande distanza da Luna Storta, Surprise e l'altra Luna. Prima in tempo reale della veleggiata Rating FIV è stata Macassar, seguita dal J24 Inversol. La giornata si è rivelata particolarmente impegnativa a causa di continui salti di vento che hanno messo in evidenza le capacità tattiche degli equipaggi. La classifica della giornata di domenica delle due categorie ORC ha visto in testa Corto Maltese di Maurizio Sabia, Crociera e Regata, e l'altra Luna di Brunello De Sin, Gran Crociera. Stesso ranking nella classifica generale delle due giornate. Nella veleggiata Rating FIV mantengono le prime posizioni nelle due categorie, sotto e sopra i 33 piedi di lunghezza, Mawan di Giuseppe De Sin, equipaggio con Antonio Peru, e Datenandi di Stefano Maciocco, con l'equipaggio del Liceo Azzuni, che ha partecipato al progetto promosso dalla sezione della Lega Navale Italiana di Alghero per diffondere la vela nelle scuole. I ragazzi hanno anche vinto il premio per l'equipaggio più giovane, istituito per ricordare Marco Caula. Il prossimo appuntamento di Vento dell'Alghe è il 30 giugno con il trofeo Maci. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio le previsioni del tempo per domani e vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.